Jolly di difesa. Bernisi ha giocato in tutte le posizioni della difesa finora. Attenzione a Di Trocchio, il destro di Di Trocchio e la parata. Il primo può puntare il suo diretto avversario. Entra in area di rigore, ancora sul destro Di Trocchio, il tiro e la palla in rete. Probabilmente anche una deviazione che mette fuori uso Zolla. Il cross di Bernisi verso Giolta, arriva Parasmo con le mani merolle. Palla per Forlini che prova un tiro. Che gol! Forlini, il pareggio dell'Arpino non ci poteva arrivare. Caso, e al minuto 16 arriva il pareggio di Biancorossi con una vera e propria prodezza. Conta di prima intenzione verso Fanelli, poi ancora Parasmo, Di Trocchio, Fanelli può provare la botta, lo fa col mancino. In area di rigore un po' lunga, ma la perde Zolla. Attenzione, Di Franco, Di Franco, di... la palla dentro Fiore! Raddoppio della Mistral, ovviamente era Di Trocchio, non Di Franco. 22esimo minuto di gioco e Fiore che riporta in vantaggio i gialloblu. Fiore viene fermato ma vince un rimpallo, non c'è fallo di Manu. Fiore, Parasmo, è solo Di Trocchio, Parasmo, il tiro! Sul destro prova un tiro cross, la traversa. Buono il disimpegno della Mistral, lo scatto di Di Trocchio sulla destra è completamente solo. Di Trocchio, Di Trocchio, il tiro! Zolla non ci arriva, ci arriva malissimo Porretta. Di Trocchio, area di rigore, Di Trocchio! Zolla che la dà Parasmo, Parasmo in area di rigore, Parasmo! Vitale, vitale per Fanelli, Fanelli l'uscita del portiere, la palla resta lì e poi Porretta... Palla per Di Trocchio, Di Trocchio, palla dentro, la recupera Parasmo. Di Trocchio prova il dribbling fermato da Raponi, poi arriva Giunta, la Giunta per Fiore, Fiore al limite dell'aria, Fiore rientra sul mancino, la dà dentro per Fanelli, posizione di offside. La palla è per Fiore, serve ancora Di Trocchio che la palla là sul destro, il tiro e la palla è terminata in rete. Sembrava esterno della rete dalla nostra prospettiva. Terzo gol, ci mette ancora lo zampino Di Trocchio, autore di una doppietta e dell'assist per Fiore al 16esimo del primo tempo, quindi al quarto d'ora della ripresa. Raddoppio ancora per Vitale, prova il taglio Di Trocchio, posizione regolare, Di Trocchio contro Zolla, lo supera Di Trocchio, Di Trocchio, tripletta per lui ed è 4-1. Gran palla per Di Trocchio che si è fatto trovare ancora prontissimo e ha messo la palla in rete al 68esimo. Hat-trick per lui, in pratica dal gol del momentaneo pareggio al 16esimo del primo tempo. Attenzione al colpo di testa battuto dal limite, potrebbe provarci Giunta, il tiro di Giunta, che gol, che gran gol di Giunta, al pari di quello di Forlini nel primo tempo. Al 92esimo arriva la rete di Giunta dopo una buona partita da parte del numero 8. Oggi abbiamo preparato proprio la partita in questo senso, che avevamo un unico risultato, abbiamo fatto due partite dove c'era stata anche una bella prestazione da parte nostra, però non abbiamo raccolto niente. Avete detto, ragazzi, dobbiamo essere pratici, dobbiamo mettere subito la partita nel verso giusto, perché poi sono quelle partite che in un momento o un altro può cambiare e poi può diventare difficile. Il 4-0 finale ha dato ragione a loro e quindi era giusto oggi ricominciare in questo modo, con un avversario sicuramente diverso da quello delle ultime due settimane, che però soprattutto nei primi
20-25 minuti fino all'1-1 ci ha dato filo da torcere. Poi, come hai giustamente sottolineato, soprattutto il 2-1 all'intervallo ci stava completamente stretto per le 3-4 occasioni fallite prima dell'intervallo dai nostri attaccanti, e poi abbiamo giustificato nella ripresa